Buongiorno. Mi hanno raccontato di questo problema che sembra che sia una cosa bloccata per questioni burocratiche che si risolvono facilmente, però, perché se il comune ha detto che c'è i soldi per fare l'intervento non si capisce perché non si faccia. Maroni visita via Malpighi, zona appunto di via Fiorentina, quartiere popolare che come sappiamo è stato martoriato dall'ultima tempesta del 13 di luglio, si è sbriciolato una parte del tetto che è ancora in cemento amianto e allora ha avuto un piccolo confronto proprio con i residenti e diciamo ha suggerito all'amministrazione comunale quale possa essere la strada per insomma risolvere una volta per tutte questo problema. L'azionista di maggioranza, il Comune di Arezzo, deve convocare un'assemblea straordinaria della società, perché se il Consiglio d'amministrazione dice una cosa che contrasta con il volere del suo maggiore azionista, l'azionista fa valere i suoi diritti secondo statuto. Convoca un'assemblea e l'assemblea è sovrana, non è che decide il Consiglio. Neanche si è riunito, quindi. Appunto. Così bisogna fare, applicare lo statuto, è la via più semplice. Se poi ci sono le risorse da parte del comune è veramente una follia non intervenire. Se non si interviene, tra l'altro, chi può intervenire rischia anche poi una responsabilità, come si è visto anche nei recenti casi, no? Sono delle condanne che sono appena state fatte, per cui io fossi l'amministratore qui interverrei subito. Anche noi in Regione abbiamo fatto degli interventi su questo. Ecco appunto, la Regione Toscana in questo caso cosa potrebbe fare? Ma qui mi pare che la soluzione ci sia, no? Perché ha detto che le risorse ci sono, è solo un problema burocratico della società che gestisce, che non esiste al mondo una cosa del genere, cioè bisogna risolvere questo problema. Se poi le risorse non ci sono, il Comune le chiede alla Regione, questo sì. Se voi bandite una sostanza cancerogena, tossica, quello che sia, è bene che i governi locali ne tengano di conto e di togliere proprio questa merce, dico, dal mondo delle abitazioni, dal mondo di tutte le persone private, roba del genere, perché qui è vero che abbiamo quattro tetti da 700 metri quadrati l'una, ma più in là, qua al cavalcavia, c'è tre capannoni uguali, spiccicati del privato che hanno l'Eternit. Sì, come ha detto Maroni, a volte le toppe sono peggio del buco, per cui ci si deve mettere le mani ora, se ne discuterà, faremo tutto ciò che è possibile per risolvere questo problema che ormai va avanti da anni, per cui non ci fermiamo, ecco, è intenzione dell'amministrazione comunale di risolvere questa problematica di via Malpighi.